21 in punto, l'appuntamento è il numero 34 con Velo, la rubrica interamente dedicata al mondo del ciclismo. Nel calcio si direbbe 180 minuti al fischio finale, perché questa è la penultima puntata di Velo. La settimana prossima, l'ultima di ottobre, ci sarà il nostro gran finale, poi la pausa invernale, ovviamente andiamo in vacanza pure noi, al netto di chi insomma continua a scriverci che dobbiamo andare in onda anche il giovedì 24 dicembre, che capita proprio di giovedì, ma questa è solo una promessa che non sappiamo se potremo mantenere. Stasera una puntata rosa, non solo per il logo della nostra trasmissione, una puntata rosa perché è una puntata che dedichiamo quasi per intero al ciclismo femminile. Tra un po' vi presenteremo gli ospiti, poi ovviamente c'è stata la presentazione del nuovo Tour de France, quello edizione numero 2016, parleremo della Gran Fondo città di Porto Sant'Elpidio, stiamo aspettando Vincenzo Santoni che deve raggiungerci, ma d'altronde lui è quello che deve fare più chilometri per raggiungere i nostri studi. Io parto subito con il ringraziare e salutare gli ospiti, per la penultima volta lo saluto, Luciano Rabottini, ciao Luciano! Buonasera a tutti! Stasera facciamo una presentazione un po' diversa, parto non da chi è più vicino a me ma dal secondo, Roberto De Patre, ciao Roberto! Buonasera a tutti! Poi per parlare di una squadra esordiente allievi femminili abbiamo Silvia Trovellesi, la ritroviamo, ciao buonasera, Silvia! Buonasera a tutti! Ed Edoardo Di Federico, ciao Edoardo! Buonasera, buonasera! E poi tre ragazze del team di Federico, ciao ragazze! Ciao! Per presentare l'ultimo ospite che manca, vediamoci questa clip, va. Adesso nessuna più riesce a scattare, Marta Bastianelli è sempre lì davanti, 800 metri ancora. Incredibile. Che colpo questo, dai Marta, l'ultima curva ai 280 metri dal traguardo, mezzo chilometro per il campionato del mondo. Dai che il mondiale è tuo. Adesso ha messo il rapportino, è intelligentissima, non sbaglia niente Marta. Sa che avrebbe potuto anche inchiodarsi innestando un rapporto duro, va su d'agilità, cerca di mantenere, di perdere il meno possibile. Ecco, vedete, adesso ha messo un pelo più duro, non c'è nessuna dietro di lei. Vai, 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 ancora 100 metri di vantaggio, siamo all'ultima curva con Marta Bastianelli. Che a distanza di 10 anni riporta, usiamo l'indicativo, riporta il campionato del mondo in Italia. Marta Bastianelli, un'azione splendida, 50 metri, si volta e alza le braccia, è lei la campionessa del mondo, una laziale, Marta Bastianelli. Splendida, splendida come azione, e la Bronzini arriva terza alle spalle di Marianne Vos. È una giornata meravigliosa per la squadra azzurra. Marta Bastianelli, ciao Marta, benvenuta nei nostri studi. Erano le immagini del 2007, campionessa del mondo, sì, a Stoccarda. Campionessa del mondo ovviamente per le donne. Allora, dopo questa presentazione un po' particolare, a proposito, Auro Bulbarelli diceva laziale, ma quasi non più laziale, dice Roberto, È vero. Praticamente abruzzese ormai, acquisita. Sì, ormai rosetana. Rosetana, va bene, questa era l'anteprima, un po' particolare, ma stasera siamo un po' così, d'altronde siamo sul finale di stagione. Vi ricordo il numero, eccolo qua, per interagire con noi, 392-623-7060, l'anteprima finisce qua, adesso un piccolissimo break, non cambiate canale, tra poco inizia Velo numero 34.
Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Europa Ovini. Da tre generazioni nel campo della lavorazione di carni suine, ovine e bovine. Produzione di carni selezionate, prosciutti stagionati, salsicce e salumi distribuiti in Italia e in Europa. Europa Ovini è rinomata per la produzione di arrosticini di altissima qualità e della porchetta, preparata secondo le tradizionali ricette abruzzesi. Europa Ovini. Ripateatina. Chieti. Glindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Glindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Glindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Glindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Glindex è a Manoppello, via Vallone 16. Oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 30 affiliati in Abruzzo, con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza. Nei settori auto e moto, industriale e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Scopri l'affiliato Casa della Batteria più vicino a te. Chiama il numero verde 800 010797. Casa della Batteria, gli specialisti per l'energia accumulata. Sono vicini a te. Eccoci di nuovo insieme per questa puntata numero 34. Dopo l'anteprima salutiamo chi nell'anteprima non c'era. Vincenzo Santoni, ciao Vincenzo. Ciao, buonasera. Ben ritrovato. Questa sera siamo in vena social, Luciano. Allora ti faccio vedere anche una cosa, se ci riesce Maurizio da qui a farcela vedere. Oltre ad essere in diretta, guarda, siamo anche in diretta su Periscope. Io mi vedo tagliato, però... ci stanno seguendo alcuni anche su Twitter, eccezionale, hai visto?
Abbiamo una pila di videocassette per mantenere l'iPad che mette spavento, però ci stiamo quasi autoinquadrando, tra un po' arriveremo al soffitto per inquadrarmi la testa. Va bene. Allora, come detto, una puntata particolare questa, dedicata al mondo del ciclismo femminile, perché insomma vi abbiamo abituato in questi anni di Velo che non siamo solo una trasmissione che parla di ciclismo su strada e basta, cioè ci siamo aperti tante volte, abbiamo fatto delle puntate particolari sul fuoristrada, sul ciclismo femminile. Allora, quale miglior ospite di Marta Bastianelli per capire qual è lo stato dell'arte, Marta, di questo ciclismo delle donne, a volte probabilmente dai media, possiamo dirlo, un po' bistrattato? Abbastanza. Ma il ciclismo femminile sicuramente abbiamo, come si suol dire, gli stessi diritti e doveri del maschile, ma in realtà poi siamo, diciamo, considerate molto meno. Purtroppo questa è la realtà e lo vedete anche voi, diciamo, anche il Giro d'Italia ci danno forse 10 minuti dopo il tour in diretta, non in diretta, ma fanno vedere i pezzi più importanti della tappa, e per cui per noi diventa molto difficile poi per presentarsi agli sponsor e per far sì che questo movimento possa crescere ancora di più. La cosa buona è che ad oggi credo che sia cresciuto molto di più rispetto agli anni passati, e questo sicuramente per il ciclismo giovanile che arriverà sarà sicuramente una cosa veramente ottima. Un ciclismo che però rispetto a quello maschile, abbiamo detto spesso e volentieri, poi alla fine ci regala più soddisfazione dei maschietti, lo dico tirandomi la zappa sui piedi sostanzialmente, però è così. Beh, a livello mondiale sicuramente, perché comunque ad ogni mondiale, a parte questo anno, l'anno scorso abbiamo dimostrato comunque di fare il podio se non la vittoria, per cui su questo fatto la federazione ci rende noto che il ciclismo femminile dà molta più soddisfazione. Però, come nel calcio, i telespettatori sono appassionati al maschile, non c'è niente da fare, per cui spero che insomma ci facciamo vedere e valere ancora di più, e con la speranza che possa, ecco, crescere. Senti, abbiamo rivisto le immagini prima del 2007, che cosa ti rimane di quella giornata? A distanza di, insomma, ma una bellissima, sicuramente una bellissima vittoria che mi ha cambiato la vita e comunque mi ha permesso di crescere a livello anche personale, e mi ha dato, diciamo, è stato un buon trampolino di lancio, anche se io poi da giovane comunque ho ottenuto parecchi risultati, quindi comunque è stato il coronamento di tanti sacrifici fatti da giovane che poi si sono un po', diciamo, raccolti tutte in quella giornata che per me è stata meravigliosa. Ciao. Io volevo aggiungere sulle riflessioni di Marta per quanto riguarda il ciclismo femminile, forse l'attenzione è solo sul territorio nazionale italiano, come sempre, perché poi all'estero vedo che in Olanda, in Belgio, in Australia, tutto il movimento è anche supportato dai grossi sponsor del ciclismo maschile, per esempio la Rabobank negli anni passati, in Australia la Green Edge, quindi secondo me solo in Italia c'è questa parte di disinteresse verso questa attività sportiva femminile, però grosso interesse a livello mondiale. Sì, quello è vero, noi il prossimo anno facciamo parte della World Tour, quindi tutte, non dico tutte le gare, ma abbiamo già, diciamo, un buon passo, nel senso tipo le strade bianche sono state un po' aggregate al maschile, qualche prova di Coppa del Mondo per noi aggregata a qualche gara maschile, che comunque a noi ci fa onore, arrivare sul loro arrivo per noi è sempre una bellissima cosa. All'estero c'è molta più cultura da noi, basta vedere che nelle strade ci sono le piste ciclabili e da noi purtroppo questa cosa non c'è, per cui c'è più cultura del ciclismo, gli sponsor ci investono di più e di conseguenza il ciclismo femminile viene paragonato, non dico al maschile, ma quasi, e comunque ci sono squadre tipo la Lotto, Sudal, c'è la Green Age, ci sono molte squadre che sono aggregate con il maschile. E a noi oggi in Italia ci resta forse la cipollina lì, però in realtà non è proprio così, la cultura non c'è ancora.
È una cultura, possiamo dirlo, nord europea barra anglosassone, che in questo senso è un po' più avanti. Credo di sì. Sei tornata, hai corso anche il Giro d'Italia quest'anno, è arrivato un 58esimo posto, poi c'è stato il Mondiale, l'esperienza mondiale quest'anno, com'è andata? Allora, il Giro d'Italia ho fatto anche un secondo posto, è una tappa, e il Mondiale per me è stata innanzitutto una bellissima partecipazione, perché comunque anche quella è stata, non so, un po' inaspettato. Per me è stato un anno di ripresa con una gravidanza, una bambina piccola, quindi tutte le gare che ho fatto erano comunque in previsione di riprendere l'attività e non quella di puntare a un mondiale a fine stagione. E però il mondiale mi ha dato tanta soddisfazione e soprattutto tanta autostima, perché a volte quando esci fuori da questi lunghi periodi di fermo ci serve molto un po' riscoprirti, e questa è stata una cosa sicuramente importante. La gara di per sé è stata una gara molto anomala, molto ambigua, è un mondiale, quindi la gara di un giorno può andare bene e può andare male. Sono stata con le mie compagne fino al penultimo giro, dopo si è scatenato un po' l'inferno, come doveva essere. Per me è stata una gara sofferta, però appunto sempre una bellissima esperienza. Senti Roberto, tu ciclista, tua moglie ciclista, la bambina è inutile che ti chieda cosa farà da grande. No, no, Marta dice di no. Premesso, io ex, quindi... Vabbè, tu ex, però non è che... Ma... Di sicuro i bambini... Com'è stato questo periodo in cui magari Marta preparava il Mondiale, il Giro d'Italia, e tu invece facevi il babbo? Di positivo ci sono state tantissime cose. Premetto che io aver smesso di correre dopo ben 23 anni di carriera tra i giovanissimi, da quando ero ragazzino, e sono arrivato a un punto dove ho fatto questa scelta, e quest'anno veramente ho vissuto per la prima volta la famiglia. Io ho vissuto stare a casa la domenica, ho vissuto viversi... cosa significa stare con una bimba dalla mattina alla sera, e praticamente devo dire che a volte ho preferito meglio fare il babbo mamo che correre in bici, e di conseguenza sono abbastanza soddisfatto, soprattutto per Marta, che ha ottenuto questi bei successi, e perché come lei ha ben specificato quest'anno era un anno di rientro, era una scommessa che ci eravamo prefissati insieme, è una scelta studiata, meditata, perché sappiamo bene che il ciclismo, soprattutto a livello femminile, forse ha meno audience, ma come sacrifici e come durezza dell'attività è paragonato anche a quello maschile. E di conseguenza, per un vero atleta, avere accanto persone abbastanza che gli vanno incontro, che capiscono quello che fa veramente, è un aiuto, e i risultati si sono visti. Ma non è che tra un po' ti rivediamo anche a te sui pedali? Ma forse in macchina volentieri, sui pedali in macchina faccio fatica. Ah, ora... ok, allora saremmo in due sostanzialmente, possiamo farci qualche uscita in macchina in due. Ora mi sto cimentando nel ruolo di DS, ho già fatto il corso di direttore sportivo secondo livello, vediamo un domani, chissà. Luciano, su Roberto, secondo te non ha, è davvero troppo giovane per fare il direttore sportivo? Ma lui avrebbe anche tanta classe per poter ripartire, ma un'azienda di famiglia in questo momento che deve curare pure lui, quindi io penso che poi nella vita non è che questo sport ti può far vivere fino a tarda età, quindi sta sfruttando una chance importante in famiglia, quindi il lavoro lo sta prendendo molto, e penso che poi sono scelte che vengono fatte in un momento di vita dove ti rendi conto che magari l'apporto del lavoro in famiglia è molto più importante che quello dell'attività sportiva. Io volevo ritornare un attimo su Marta, perché t'avevo seguito da ragazzina, molto interessante, hai vinto poi questo grande mondiale, e sei stata ferma appunto un po' per il matrimonio, un po' perché sei diventata mamma, ma sei tornata veramente in questa stagione molto prepotentemente, hai riconquistato una maglia azzurra, che sappiamo quando è importante essere nel giro delle donne elite in Italia, ma soprattutto hai un percorso il prossimo anno, quello delle Olimpiadi, che secondo me ti stuzzica molto, Marta.
Ma le Olimpiadi so che sono andato a vederlo il CT della Nazionale, è un percorso molto impegnativo. Non so, per me, diciamo, io non l'ho messo in preventivo. Molto più mi piacerebbe fare la pista. Ora, tra poco, inizierò a fare qualche prova di Coppa del Mondo in pista nel quartetto. Ho già fatto i scorsi campionati italiani a Montichiari e abbiamo vinto l'oro, quindi la maglia tricolore nel quartetto con la mia squadra, le Fiamme Azzurre, e poi ho ottenuto un secondo posto nell'Omnium. E, diciamo che forse adesso, a livello fisico, a livello un po' di ripresa, come dicevo, a livello un po' strutturale, il percorso su strada non mi si addice moltissimo, perché sembra essere veramente tanto impegnativo. E la pista sarebbe, diciamo, un'ottima alternativa per poter partecipare a un'Olimpiade, perché comunque un'Olimpiade è sempre un'Olimpiade, però c'è da lavorarci, comunque c'è un gruppo che già lavora da tanto tempo e questo non può essere sottovalutato sicuramente. Io sarò di appoggio e poi, se magari ci sarà possibilità di entrare a far parte nelle quattro, sarà sempre una cosa bellissima. Comunque sia, le Olimpiadi per me è un sogno che comunque però posso anche maturare nel prossimo quadriennio, perché ho 28 anni, quindi magari se le prossime non mi sfuggono perché sono stata ferma, perché comunque fisicamente veramente non ci sono ancora al 100%, non posso sottovalutare le prossime nel prossimo quadriennio, con la speranza che magari sto meglio anche a livello fisico e anche mentale. Per cui non mi pongo limiti, per ora vado avanti e penso che tutto quello che ho fatto finora sia soltanto una partenza e non un arrivo. Tu, dopo il matrimonio, dopo essere diventata mamma, chi è che ti ha dato la forza di ripartire così prepotentemente adesso, Marta? Sicuramente la bambina. Lei comunque è stata, cioè, un po' la svolta di me come persona, quindi mi ha dato tanta autostima, mi ha dato tanta forza. Ma poi c'è tanto la famiglia, in questo caso la famiglia di mio marito, perché comunque sia loro sono qua e quindi sono quelli che sono stati con me e sono con me ogni giorno. La mia famiglia a Roma cerca comunque di seguirmi e di essermi vicini, nonostante comunque siamo a 200 km di distanza. Però c'è mia suocera e mio suocero che loro si fanno in mille per me, per cercare appunto che io sia tranquilla e di affrontare le gare con tranquillità, anche perché è quella che poi ci serve per fare dei risultati. Senti Marta, tu hai corso quest'anno con la Roma Italia Vaiano, come ti sei trovata con questa squadra? E poi, insomma, mi dicevi, probabilmente, sai se l'anno prossimo rimarrai lì. Guarda, in questa squadra ho trovato una vera famiglia, sono persone veramente fantastiche, mi hanno sempre permesso di fare un'attività con molta tranquillità, mi hanno permesso di fare un calendario di gare che ho scelto io in base anche alle esigenze che avevo a casa e con la famiglia e con la bambina. Perché comunque, questo è importante. Sì, la bambina ha un anno, quindi io ho iniziato a correre che aveva 6 mesi, per cui si può dire che avevo quasi finito di allattare. E per cui è stata un po' una ripresa, perché mi serviva di testa e fisicamente. Però loro mi sono sempre venuti incontro e mi dicevano che la prima cosa era la mia tranquillità. Per questo sono riuscita a ottenere i risultati che ho ottenuto quest'anno. Il prossimo anno sono in via di valutazione, non so ancora se rimarrò lì. E sto cercando, diciamo, di valutare delle richieste che mi sono state fatte. Leggiamo qualche messaggio, grazie a Maurizio da qui in regia, così come a Silvia Gentile alle camere. Leggiamoli, va. Jacopo, ti sei ricordato che a Natale va in onda Velò? Vedo TV6 sempre più social, complimenti. Allora, questa è una cosa che dovremmo interrompere, è un... perché ci siamo adesso dallo scherzo, adesso è diventato che io ho raccolto, e a questo punto mi pento di aver raccolto quella provocazione. Adesso vuoi vedere che ci fanno veramente venire il 24 dicembre a fare una puntata di Velò. Comunque sì, mi sono ricordato, TV6 sempre più social, rivedete, oltre al numero di telefono, su YouTube, su Twitter, su Facebook. Insomma, i modi per trovarci sono tantissimi, siamo in live streaming sul sito www.tv6.com
www.velonews.it, le puntate le trovate sul sito www.velonews.it, abbiamo anche la pagina Facebook interamente dedicata a Velo, magari tra un po' la vediamo, però prima finiamo di leggere i messaggi. Marta, sei sempre la numero uno, un saluto da Aurelio, Alessandra e il piccolo Manuel. È Alessandra De Torre, sì. È Aurelio Di Pietro, che salutiamo. Una mia grande amica, abbiamo corso insieme tanto tempo, la ringrazio, la saluto, ci sentiamo costantemente e gli dico sempre che lei ci manca in gruppo perché era un po' la nostra, il nostro jolly, quindi ciao Ale. Ancora. Gentilissima redazione di TV6, posso mandare 2-3 sms lunghissimi che cronometro alla mano, letti velocissimamente dal bravo Forcella, ci vorranno massimo 3 minuti e poi non scriverò più per almeno, no, 100 puntate, no, puoi scriverci, io le mando e grazie immensamente, anche se non le leggete. Ciao Marco, guarda Marco, noi le leggiamo, sms lunghissimi, va bene, manda, poi vediamo quanto sono lunghi, io alla fine li leggerò, proverò a leggerli in maniera più spedita possibile e vediamo che cosa ci scrive Marco. Sono finiti? Per il momento, sì sì, allora attendiamo 2 o 3 sms giganteschi, quindi Maurizio assolutamente datti da fare. Vincenzo, tu il ciclismo femminile, il movimento femminile come lo vedi? Non lo seguo. Non lo segui per niente? Niente. Tu sei solo concentrato sulla Gran Fondo di Porto Sant'Elpidio. Devo essere sincero, non lo seguo, gli faccio tanto in bocca al lupo perché giustamente lo sport è per tutti, sia uomini sia donne. Però devo essere sincero, non lo seguo. Roberto, tu diciamo che nel ruolo di direttore sportivo anomalo con tua moglie sostanzialmente lo fai già, vero o no? Assolutissimamente no. No? Non ti dà consigli? No. Ah sì, pure sbagliati. No. Lei è una professionista come lo ero io. No, però è chiaro che è un rapporto diverso in cui ci sono dei consigli, guarda, magari un scambi di idee fanno bene tra persone mature, a volte aiutano a capire qual è la cosa migliore o meno. Sono molto contento che lei accetta qualsiasi consiglio, però faccio sempre il possibile per tirarmi indietro, o meglio, lei ha una struttura dietro, uno staff, ha un preparatore e anche la sua esperienza nel ciclismo che grazie a quello che ha ottenuto, l'ha ottenuto per merito suo, non per altre persone, e di conseguenza i risultati che ben tutti sappiamo sono di un alto livello e quindi c'è poco da dire un atleta del genere. Ripeto, scambi di idee ce ne sono molti, ci si scherza su, a volte purtroppo devo parlare anche poco perché c'è da dire una cosa, che io carriera ho fatto molto poco rispetto a quello che ha fatto lei, quindi a volte era più lei che mi dava qualche consiglio gli anni passati o io che davo a lei. Marta, dal punto di vista del ciclismo femminile in ambito mondiale, insomma, a chi abbiamo visto Marianne Vos, la Abbott, chi sono adesso in questo momento? La nuova campionessa del mondo, che, perdonami, io non riesco a pronunciare, se mi vuoi dare una mano. Allora innanzitutto c'è la Prevost, che comunque lei sì, è ex uscente, però sempre un atleta abbastanza forte, anche nel campo del cross di mountain bike, quindi sta puntando alle Olimpiadi di mountain bike, quindi sono persone queste che giocano un po' su tutti i campi. La Vos il prossimo anno rientrerà, e poi c'è l'Armistead, che è l'attuale campionessa del mondo, che anche lei è abbastanza forte, ha vinto tutte le prove di Coppa del Mondo o quasi questo anno, comunque ha vinto la classifica generale, per cui diciamo che poi c'è sempre qualche atleta olandese che esce ogni tanto fuori e che comunque bisogna tenere in considerazione. Ecco, l'Olanda ha una grande tradizione di cicliste, ha un settore giovanile evidentemente molto forte. Sì, abbastanza. Ogni anno ne esce fuori una. Poi sono molto giovani e hanno una carriera, non dico lunghissima, questo è vero, non hanno una lunga carriera, però hanno quei 4-5 anni dove comunque veramente vincono di tutto e danno tanto fastidio. Sì. La tua squadra in cui hai corso quest'anno, io ho qua un po' il roster, ci sono delle italiane, ci sono atlete dell'Est Europa per esempio, sì, una sudamericana, come
che tipo di squadra è sostanzialmente? È a squadra, parte te ovviamente. Sì, era, loro diciamo fanno sempre squadre abbastanza diciamo piccole, è una squadra molto familiare, quindi diciamo che l'atlete non ha mai avuto atlete di grande classe. Qui c'è stata anche Alessandra Tettorre e è lei che mi ha dato il consiglio di stare in questa squadra. Okay. Ne abbiamo parlato quando sono andata a trovarla nello scorso inverno. Altro che Roberto, le indicazioni se le dà Alessandra Tettorre. No, me l'ha data lei perché lei c'era stata e lei mi ha detto guarda che è una squadra che per ricominciare è una squadra tranquilla e familiare. Le atlete erano un po', diciamo, ecco, un po' sparse per tutto il mondo, però risiedevano a Vaiano dove la mia squadra, perché comunque fino a gennaio sono con loro, e ha una sede e stavano lì e comunque sì, sono atlete abbastanza anche forti volendo. È la squadra giusta, Luciano, quando si riparte bisogna ripartire magari dico da una piccola squadra, da una squadra... Io adesso medio piccola, è la scelta giusta? Non conosco il potenziale delle squadre del ciclismo femminile in Italia, però penso che se trovi l'ambiente giusto, i dirigenti intelligenti, perché poi hai a che fare soprattutto con Marta che è anche mamma ed è l'unica atleta mamma che certo. Quindi è questo mi interessava anche sapere da Marta se questo essere mamma in gruppo ti porta delle amicizie, delle situazioni importanti, un rispetto diverso rispetto alle tue colleghe. Sì, sicuramente molto più, hai una visuale un pochino diversa rispetto alle mie compagne, anche quando siamo in stanza insieme magari ci sono degli scambi di idee diversi rispetto a quelli che erano prima. E lo svantaggio che mi ha portato personalmente ad esempio è il fatto di non avere più non so, quella sicurezza in bici, prima frenavo di meno, adesso freno di più, adesso ci sono delle situazioni ci rifletti dove molto. Ci sono delle situazioni dove so che se magari la volata se la posso fare la faccio, se non la posso fare non la faccio, mentre prima magari neanche lo pensavo. Queste sono situazioni un po' che purtroppo escono fuori quando un po' l'età, anche se comunque l'età, vabbè, ho 28 anni, non è che sono così vecchia, però è un po' l'età, un po' il fatto che sai sempre che a casa hai una persona perché comunque da cui rendere conto e quindi vengono un po' meno, però in gruppo hai un approccio diverso sicuramente. Per quanto riguarda, poi ovviamente noi apriremo tra pochissimo anche una parentesi legata al nuovo Tour de France. A proposito, Roberto, l'hai visto? L'hai intravisto? Purtroppo no, come diceva Luciano, l'azienda... L'azienda chiama, tu Vincenzo l'hai visto? Io assolutamente no. Ah, non l'ha visto nessuno? Super impegnato la Gran Fondo. Ah, è vero. Luciano, che te ne pare? Mi sembra un tour interessante, non durissimo rispetto... Non durissimo? Non durissimo rispetto agli altri anni, anche se ci sono 9 tappe di montagna con 4 arrivi in salita, due cronometro non lunghissime, quindi... Poi la cosa che stranamente è un tour che è piaciuto a tutti, a From, ho visto Nibali. Posso fare la parte del Vincenzo Santoni di turno? Allora è brutto, se piace a tutti, vero Vincenzo? allora è fatto male. A novembre il tour piace a tutti, dopo quando si corre è diverso. Sono le carte, sì, ah, okay. Poi si dividono i ruoli. Comunque no? Anche in questo Tour de France sembra il favorito Christopher Froome. Marta, a proposito, nel ciclismo femminile io ti faccio questa domanda un po' particolare, c'è qualcuna che pedala così male come Froome? Sì. Ci sono? Anche la Voss che la diciamo una... No, ad esempio la Prevost pedala malissimo, sì. Cioè la vedi in bici, non gli dai, come si suol dire, una lira. Una lira. E invece? Invece. E invece va bene. Non so quanti. E invece va bene, ci fermiamo per la prima volta questa sera, a parte l'anteprima che abbiamo visto, non cambiate canale, continuate a scriverci, torniamo tra poco. Quando la passione per il ciclismo diventa un istinto, Rabottini Ciclisport è il tuo punto di riferimento nel mondo del ciclismo. Vieni a visitare la nostra sede. Troverai bici da corsa e mountain bike, Scott, Merida, Quota o da turismo come Ganna Regina. Gruppi e componentistica Campagnolo, Shimano e SRAM. Ruote Mavic, Zip, Campagnolo, Fulcrum. Abbigliamenti personalizzati.
scarpe da corsa, da mountain bike e spinning, Sidi, Gaerne e Northwave, computerini e cardiofrequenzimetri Polar, occhiali Salice e caschi Selev Scott, assistenza meccanica professionale e tutto a prezzi eccezionali. Rabottini Cicli Sport, via Nazionale Adriatica 63, Marina di Città Sant'Angelo, Pescara. Muscoli e sudore, tecnologia e passione. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito, sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto, via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Aran, la cucina italiana più acquistata nel mondo. Europa Ovini, da tre generazioni nel campo della lavorazione di carni suine, ovine e bovine. Produzione di carni selezionate, prosciutti stagionati, salsicce e salumi distribuiti in Italia e in Europa. Europa Ovini è rinomata per la produzione di arrosticini di altissima qualità e della porchetta, preparata secondo le tradizionali ricette abruzzesi. Europa Ovini, Ripateatina, Chieti. Della Odoardi progettiamo e realizziamo serramenti in alluminio dal 1968, utilizzando materiali che rispondono ai marchi più prestigiosi. Noi della Odoardi ci avvaliamo di un qualificato ufficio tecnico di progettazione, garantiamo assistenza continua pre e post montaggio, rilasciamo certificato CE, realizziamo impianti fotovoltaici, assicuriamo puntualità nelle consegne. La nostra professionalità è certificata ISO 9000 ed è riconosciuta dall'attestazione SOA. Serramenti in alluminio Odoardi Pietro & Co. a Montesilvano, in corso Umberto 32, presso la ex Monti. Allora, eccoci tornati di nuovo insieme. Noi insieme, tra un po', ho promesso che leggeremo gli sms del nostro amico Marco, che è stato di parola. Io durante la pubblicità sono andato a sbirciare. Ci vorranno due o tre minuti buoni per leggerli tutti e tre, anche cinque, probabilmente quattro, quindi ci vorranno 10 minuti. Però intanto parliamo di Tour de France e soprattutto ci andiamo a vedere tutte le tappe della Gran Boucle edizione 2016. Vediamo.
Beh, bellissimo, molto, anche molto particolare, molto affascinante il video che ripercorre il percorso del Tour de France. Maurizio Daqui, che non so quanti promo del Tour de France abbia fatto la sua vita, credo zero, ha detto probabilmente ci hanno messo più a fare questo che a fare il Tour de France, che a correre il Tour de France. Comunque, Luciano, chi lo correrà? Aru? Nibali? No. Ma sembra che Nibali abbia fatto una scelta molto intelligente. A lui? E ti faccio questa domanda non a caso. L'ha fatta lui? Ma l'ha fatta lui e secondo me l'ha fatta anche la squadra. Secondo me far fare il tour ad Aru, secondo me mi sembra una mossa molto intelligente, anche perché Aru, se vuole veramente vincere un Tour de France, deve avere l'approccio da subito a questo grosso appuntamento. Nibali, dopo l'esperienza di quest'anno, è meglio che torna al Giro, anche perché secondo me se torna al Giro può veramente rivincere il Giro d'Italia, perché ha dimostrato nel finale di stagione di avere tutte le qualità. E secondo me ancora oggi in Italia sì, Aru ha vinto una Vuelta, però l'uomo più affidabile ancora per le grandi corse a tappe secondo me è ancora Nibali. Quindi Nibali tornerà al Giro, Aru andrà al Tour e probabilmente Nibali potrebbe fare anche la Vuelta poi, quindi fare due impegni, ciò che non l'ha fatto quest'anno perché aveva puntato tutto sul Tour de France, quindi è stata una stagione impegnata solo al Tour. Poi quando magari non sei in grande condizione come lo è stato quest'anno, problemi, cadute un po' fisici hanno devastato un po' la sua stagione. Per fortuna che c'è stato un grande Lombardia dove si è ripreso un po' quello che aveva perso durante la stagione. Quindi io ritengo che l'Astana abbia fatto benissimo a puntare con Aru al Tour e ritroveremo Nibali al Giro d'Italia, anche perché poi la Gazzetta voleva Nibali al Giro a tutti i costi. Penso che gli abbia fatto un giro anche molto appropriato e quindi rivedremo con molto interesse Nibali al Giro d'Italia. Roberto, sei d'accordo con l'analisi di Luciano? Cioè in questo momento comunque Nibali è l'uomo più affidabile nelle corse a tappe? Ma forse le gerarchie stanno cambiando, sono già cambiate. Ma dobbiamo dire che Nibali d'altronde ha dimostrato di vincere i tre grandi giri ad oggi e sicuramente sarà... è molto più affidabile. Aru è un talento che sta venendo fuori, è venuto fuori, ha dimostrato di avere delle ottime caratteristiche per i grandi giri. Quest'anno non a caso ha vinto anche la Vuelta e penso che anche l'Astana per loro è una scommessa. Scommessa per vedere fino a che punto un tour Aru può combattere e giocarsela con i grandi big che, da come ho intuito, parteciperanno la maggior parte al Tour de France. Nibali, sono convinto come Luciano che ad oggi è un talento che deve essere ancora tutelato e deve essere ancora, cioè ha dimostrato di essere il numero uno in Italia per i grandi giri. Peccato per quest'anno che c'è stato quella, chiamano così, forse mancata, sbagliato preparazione oppure sarà stato qualcos'altro al Tour. Però io sono convinto che alla Vuelta Nibali, se non succedeva quello che è successo, se no, c'era Nibali al posto di Aru. A proposito di gerarchie, però risulta, secondo te uno come Aru alla prima esperienza ce la può fare già a vincerlo un tour? O è ancora troppo presto? Lo spero, però a un tour è difficile improvvisare, a un tour bisogna arrivarci preparati e quando si compete con i migliori al mondo tutto deve girare nel modo giusto per far sì che si arrivi all'obiettivo, che è quello di vincere. È chiaro che arrivare ad un podio non è una vittoria, ma è quasi, perché certo. Ricordiamo che Aru è un ragazzo dell'89 e vincere una Vuelta, arrivare al podio al Giro d'Italia e in più puntare a un tour potrà andare male, potrà andare bene, però ricordiamo che è ancora abbastanza giovane.
Vincenzo, quantomeno il Giro d'Italia ritrova un grande protagonista come Vincenzo Nibali, questo comunque da italiani ci fa piacere. Almeno Nibali, perché altrimenti non so chi è che partecipa al Giro d'Italia. Per quanto concerne invece Aru, a mio avviso ha fatto bene la scelta di andare al Tour, che è una forza fresca e entusiasma molto più di Nibali. Sicuramente ha tutte le carte in regola per giocarsi il Tour, perché è un ragazzo che non si tira mai indietro, pronto all'attacco, pronto anche alla minima difficoltà a rialzarsi in piedi il giorno dopo. Senti Vincenzo, al di là della forza di questo ragazzo che vediamo quando qualche tempo fa, qualche settimana fa, ha vinto la Vuelta di Spagna, è anche, e mi ricollego ad un discorso più ampio che riguarda il ciclismo moderno, è anche una scelta un po' di marketing il giovane talento rispetto al, tra virgolette, vecchio leone? Ma sai, per una squadra come l'Astana, che spende così tanto, anche questi discorsi vanno fatti. Certamente non l'ha capito il commissario tecnico nazionale, perché sicuramente è un talento, è sardo, si presenta bene, piace alla gente, è simpatico, sempre sorridente, e l'avrei portato anche al mondiale, e credo che questo l'abbia capito anche i kazaki, perché è un ragazzo che ci mette, lo vedi proprio in bicicletta, che ci mette l'anima, cosa che a me Nibali non piace, perché è sempre lì nella sua portata, sempre piatta, piatta forse il livello è un'espressione sbagliata, sempre sullo stesso livello, non, è un corridore che a me non entusiasma. È un po' una caratteristica tutto sommato trasversale del nostro paese, cioè affidarsi un po' spesso e volentieri al, tra virgolette, usato sicuro, per quanto riguarda Cassani. Ma io per porto quando... Nibali, perché ma, comunque beh, le scelte sono state errate proprio completamente in generale, cioè, tu ne fai un discorso, puntare capitano Ulissi proprio e Nibali proprio sono state due scelte proprio scellerate, proprio di non capirci proprio niente, perché altrimenti se ci avrebbe capito qualcosa a mio avviso la nazionale avrebbe corso in un'altra maniera, magari da una fuga da lontano, sbaragliando il campo, cioè cercando qualcosa di non di stare lì, quando tu vedi un corridore come Ulissi che sta sempre da dietro a sventolare, qualcosa c'è che non va, non è che lo vedi gli ultimi 30 km, lo vedeva già a 100 km dall'arrivo. E ripeto, io a quel mondiale avrei portato Aru, che poi si è dimostrato nelle classiche italiane di essere competitivo e di andare forte. Luciano, questo Tour de France c'è il Mont Ventoux, dove Froome insomma un paio di stagioni fa ci ha davvero entusiasmato, è un giro disegnato per uno come lui, nel senso che va forte in salita, ma non tutta salita. Ma io sono d'accordo con quello che diceva Roberto prima del programma. Probabilmente il prossimo Tour de France ci sarà... Contador che potrebbe ritornare a vincere, anche perché sta preparando veramente... molto bene la prossima. Vabbè, la sua ultima grande sarà corsa. L'ultima grande corsa. Anche se io ritengo che nel prossimo futuro, nei grandi giri, ci divertiremo veramente tanto, perché abbiamo visto nel Tour dell'edizione di quest'anno giovani che stanno venendo veramente fuori alla grande, prendi Dumoulin, prendi Maika, ragazzi che, giovanissimi, che secondo me nei prossimi anni daranno grande spettacolo nelle grandi corse a tappe. Quindi Aru potrebbe rappresentare uno degli avversari di questi grandi corridori, però ci divertiremo tanto, perché ritengo che nelle corse a tappe, nel prossimo futuro, e per quello che abbiamo visto quest'anno, ci sono veramente grandissimi talenti, quindi dalle grandi corse a tappe ci divertiremo molto. Assolutamente. Nessuno di voi ha nominato Quintana, Roberto? Stavo pensando proprio adesso. Nel senso che di sicuro quest'anno qualche errore l'hanno fatto. Perché dopo il giro poi? Allora, io sono convinto che quest'anno c'è stato qualche errore a livello di gestione dentro alla squadra della Movistar, perché andare a un grande giro con due capitani, con entrambi arrivare sul podio, significa che qualcuno ne aveva un po' di più, però è stato limitato e le ha dimostrato la tappa dove ha deciso di attaccare dall'inizio, infatti ha staccato tutti.
Ricordiamo che Quintana, io penso che sia lo scalatore puro più forte che abbiamo a livello internazionale, che c'è a livello internazionale oggi. È tutta una questione di gestione all'interno della squadra. E Valverde sappiamo bene che è un idolo della Spagna, un idolo della Movistar, è un talento che ha dimostrato di essere e di avere da quando è passato professionista, perché dal primo anno già, se non sbaglio, ha vinto grandi classiche. E di sicuro, se avrà campo libero, farà la sua parte e se la giocherà insieme ai grandi big, come abbiamo detto, Contador, From e questi giovani emergenti, che sia Aru, Quintana, Tom Dumoulin. C'è Chavez, molto interessante, Chavez, c'è il colombiano che è andato. Van Garderen, ci sono tanti. È chiaro che se tutti quanti punteranno un tour, non oso immaginare il Giro d'Italia, che come diceva Vincenzo, chi parteciperà. Sì, è chiaro che da qualche anno, insomma, ci stiamo purtroppo abituando a un Giro d'Italia un po' in tono minore. Facciamo così, li leggiamo dopo i messaggi, li leggiamo dopo perché mi serve un po' di tempo. Allora, cambiamo argomento, passiamo a questo team di Federico con Silvia ed Edoardo. E le ragazze, ovviamente, perché diamo ampio spazio al ciclismo in rosa questa sera. Esordienti allievi. Silvia, parto da te perché ovviamente stasera precedenza le donne, come sempre, ma stasera ancora di più. Per descriverci un po' questa squadra, come nasce il team? Sì, è una squadra che nasce su nostra ispirazione, diciamo. Avevamo in precedenza già un gruppo di ragazze nel 2014 che poi ha continuato con noi sotto questo nuovo team, team di Federico appunto. È un team che nasce come punto di riferimento per il ciclismo abruzzese, forse anche per il ciclismo del centro sud Italia, perché non vedo altri team come il nostro più a sud di Pescara, insomma. E niente, come primo anno di attività abbiamo fatto 27 gare, 15 femminili tra Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, perché l'attività sempre al è nord, quella, comunque sempre al nord. Non abbiamo raccolto grossissimi risultati, perché ovviamente sono ragazze che anche per loro è il primo anno di attività a questi livelli, e quindi sicuramente non abbiamo chiesto nulla di impossibile, però si sono ripromesse già che nel 2016 cercheranno di farsi conoscere ancora di più. Io di solito, quando vengono delle squadre, soprattutto molto numerose, di solito ci sono tanti uomini e poi magari una ragazza, una bimba, io chiedo come sta in mezzo. Invece ad Edoardo voglio chiedere come sta lui in mezzo a tutte donne a questo punto. Si sta bene. Fortunato, sta qualcuno bene. Direbbe. Sei fortunato. Sicuramente, a parte per il fatto che sono donne, quindi io unico uomo, però sono fortunato perché ho veramente intorno delle atlete validissime sotto tutti i punti di vista, anche sotto il punto di vista caratteriale, e quindi sono simpatiche, veramente sono delle forze della natura. E poi ho Silvia che, oltre a essere compagna nella vita, siamo anche compagni, ecco, in questa avventura, ci troviamo un po' su tutto, quindi, altrimenti non avremmo potuto fare una cosa del genere. Senti, la tua famiglia nasce e vive nel mondo del ciclismo, è inutile girarci intorno. Sì, è vero, è inutile negarlo che da mio padre è nata l'ispirazione anche per formare poi questa squadra, perché avevo già da tanto tempo il sogno, diciamo, di far rivivere il team di Federico, perché da cui sono passati tanti e tra i migliori atleti abruzzesi in passato. Poi quando ci siamo trovati queste ragazze l'anno scorso, ho colto, diciamo, l'occasione per riformare la squadra al femminile con un progetto tutto molto originale, che è difficile vedere un po' da queste parti. Tra le altre cose, è un progetto che è destinato a crescere, mi dicevi, l'anno prossimo. Sì, esatto, come dici tu, perché
Dalle 4 ragazze di quest'anno passeremo a 7, quindi e potevamo anche fare qualcuna in più, perché comunque ci sono arrivate le tante richieste, perché ecco qui, come diceva Silvia, essendo l'unica realtà del centro-sud, diventiamo un po' un polo di aggregazione, un polo di aggregazione, esatto. Poi ecco, i mezzi sono quelli che sono, il momento è quello che è, quindi abbiamo deciso di sceglierne 7, non tanto le migliori 7 dal punto di vista atletico, agonistico, ma non, più che altro per le famiglie, che noi scegliamo prima di tutto le famiglie, che, famiglie che lasciano lavorare, famiglie che credono nelle loro figlie, e poi scegliamo le atlete che comunque nel nostro caso non possiamo lamentarci, perché abbiamo veramente delle ragazze splendide. Senti, chi è il fotografo? Perché prima le ragazze non si piacevano tanto, quindi probabilmente... Deve... Allora, intanto posso premettere che loro non si piacciono mai. Da ragazze quali sono, qualunque foto, anche se la fa Fabrizio Corona, non si piacciono. Anche se la fa Oliviero Toscani, esatto. La mandiamo in onda e storcono il muso. Non si piacciono mai. Comunque il fotografo, ecco, quando andiamo alle gare troviamo tanti fotografi nelle gare femminili, che ci sono sempre, noi prendiamo le foto spesso da loro, oppure mi diletto io quando posso a fare le foto, ecco. Le andiamo a conoscere le ragazze, partiamo da chi ha il microfono, da te, nome e cognome, insomma, per chi segue la nostra trasmissione, il mio bagaglio di domande è questo: nome, cognome, da dove venite, quanti anni avete, come mai avete scelto la bicicletta? Partiamo da? Allora, io sono Rossi Sara, vengo da Bussi sul Tirino e ho 15 anni e ho iniziato a correre in bici grazie a mio padre. E come ti trovi con la squadra? Benissimo. È particolare il fatto che abbiate una squadra femminile, non se ne trovano. Come sì. L'hai saputo tu che c'era questa squadra? Conoscevi? Correvo con questa... cioè, all'inizio correvo un'altra squadra, loro sono venuti ad allenare questa squadra e allora ci siamo aggregate. Ah, ok. Qual è l'altra squadra? Gli amici della bici. Ah, gli amici della bici, si può dire, li salutiamo, anzi, ci mancherebbe. Sara, da Bussi. Sì. Da Bussi. Ok, passiamo oltre. Salve a tutti, mi chiamo Lucia Saracino, vengo da Francavilla al Mare, ho 16 anni. Come mai anche per te il mondo della bicicletta? Ho incominciato sin da quando ero piccola, quando avevo 6 anni e ora ne ho 16, quindi è da 10 anni che pratico ciclismo. È uno sport che mi è sempre piaciuto. Conoscevi Marta? Hai sentito parlare? Sì. Come mai? Hai sentito in televisione? Sì. Ok, va bene. Come ti trovi con Silvia ed Edoardo? Benissimo. Sì. Io aspetto ancora il ragazzo, il bambino che viene qui e mi dice: come ti trovi con i tuoi allenatori? Male, malissimo, è veramente un infame. Ancora avanti, concludiamo con... Buonasera, sono Gaia Rossi. Ho la ritarella. Ho 14 anni. 14 anni, penso, immagino che siate sorelle. Sì. E quindi è inutile che ti chieda da dove vieni. Da Bussi sul Tirino, va bene. Riprendiamo dopo. Posso spezzare una lancia a favore di Gaia? Sì, è il fenomeno della squadra. Ah, è il fenomeno! Quindi anche se la vediamo un po' così... così con la ridarella, è quella che è più la chiacchiera, magari quando gli passa questa sera ci racconta qualcosa in più della sua stagione, che è stata comunque molto positiva. Io volevo dare un messaggio sia a Silvia che a Edoardo. E io ritengo che fare ciclismo femminile in una regione come la nostra non è molto complicato poi andare a reperire gli atleti, perché noi in questa stagione abbiamo fatto oramai 34 puntate. 34. E sono arrivate società sia di ciclismo giovanile, certo. Tutti avevano delle bambine, delle ragazze che facevano questo sport, quindi il ciclismo specialmente alla base c'è materiale per poi farli correre veramente nel ciclismo che conta. Sì, rispondo io. Silvia, comunque. Allora, se volessimo prendere veramente, le ragazze ci sono, le bambine, come dici tu, dici bene, ci sono nelle categorie giovanili, quindi se volessimo fare una squadra per le ragazze che effettivamente ci sono, ne faremmo anche 20.
Però per l'attività che intendiamo io e Silvia, che deve essere un'attività fatta in un certo modo, perché si spendono tanti soldi, le famiglie spendono tanti soldi, quindi noi chiediamo tanti sacrifici alle ragazze. Quindi quando selezioniamo, diciamo così, selezioniamo, anche se è brutto il termine, però quando facciamo una squadra chiediamo il massimo dell'impegno, e spesso qualcuno si tira indietro, perché magari nelle categorie giovanili, finché è un gioco, sono brave tutte le bambine e si cerca sempre di farle andare avanti, per vedere poi dalle categorie esordienti in su se veramente c'è quello spirito di sacrificio che poi deve essere richiesto. Perché poi qui abbiamo Marta Bastianelli, lei ci può confermare che dalla categoria esordienti, almeno per quanto riguarda le donne, cominci già ad entrare in un'ottica diversa e si è molto più precoci degli uomini, mentre gli uomini dagli juniores in poi cominciano a diventare dei veri e propri professionisti, ecco, con il mondiale eccetera. Le donne già da esordienti, tra esordienti e allieve, si comincia a vedere chi ha veramente la stoffa, e da allievo potrebbe essere tardi cominciare a fare un'attività di un certo livello. A proposito di sacrifici, però, in realtà, però, Silvia, loro già fanno dei sacrifici, perché oltre a fare questo sport vanno anche a scuola. Sì, 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 no, a loro non si può assolutamente dire nient'altro che grazie per quello che fanno durante l'anno, perché noi poi facciamo attività da gennaio a dicembre, quindi assolutamente nulla. Poi mentre il ragazzo a scuola, insomma, la ragazza è competitivina a scuola, no, eh? Non ce n'è per nessuno. Lo so. Non ce n'è per nessuno. No, comunque il ciclismo femminile è tanto bello quando è spietato, perché tutte le domeniche è come se fosse un campionato italiano, tra virgolette. E poi siamo arrivati ad un livello altissimo, perché devo dire che già dalla categoria allieve ci sono convocazioni nazionali. Ci sono stage con la nazionale, nella categoria juniors fanno già le gare open, quindi una Lucia Saracino l'anno prossimo corre con una Marta Bastianelli, e quindi è spietato il ciclismo, tanto è bello, appunto, e noi chiediamo il massimo del loro sforzo, noi mettiamo il massimo del nostro impegno, certo, e tutto poi viene da sé. Marta, diamo un consiglio. Guarda, sarebbe stata la mia prossima domanda, sì, giuro. Un suggerimento a questi giovani dirigenti che si avvicinano appunto al ciclismo giovanile, dove appunto notiamo che ci sono grossi impegni economici, ma soprattutto dirigenziali. Che cosa vogliamo suggerire a questi giovani dirigenti che si approcciano a questa attività sportiva femminile? Ma sicuramente sono persone che vanno prese d'esempio, perché non è facile oggi fare un'attività, qualunque essa sia, giovanile o meno. E fare un'attività del genere partendo da questa parte di regione, io ricordo che correvo con Silvia, quindi lei lo sa, purtroppo per me ogni sabato e domenica dovevo, diciamo, costringere i miei genitori ad andare fuori a correre, perché la gara più vicina per me era in Toscana. E quindi io andavo con mio papà e mia mamma a correre in Toscana, poi ero sola e quando arrivavo lei faceva parte di una squadra di 20 ragazze, io correvo da sola, quindi era per me, diciamo, andare lì sempre un po' nella bocca del lupo. E, è un bellissimo esempio per tutti riuscire a fare un'attività del genere, e soprattutto mettere a disposizione delle ragazze alle quali piace questo sport una disponibilità a questi livelli. Io mi auguro che loro possano andare avanti, perché poi anche loro hanno dei riconoscimenti come io l'ho avuti con le mie squadre giovanili, che mi hanno permesso di arrivare fino a qua. Magari poi da sette ragazze sicuramente può uscire quella che gli piace veramente questo sport, si impegna, mette poi dopo in relazione la scuola, che è molto importante, e lo sport, e quindi magari arriva a livelli importanti, o comunque anche una convocazione nazionale eccetera, anche per loro è una bella soddisfazione. Quindi io mi auguro che finché possiate lo possiate fare veramente con passione. E sono d'accordo con Edoardo quando dice che le famiglie devono un po' rimanere fuori, perché secondo me la famiglia, anche se da lieve sono comunque delle bambine, come dici tu Luciano,
secondo me la famiglia deve intervenire non troppo sul lavoro che fa l'atleta, perché comunque sia se ci sono dei dirigenti è significato che saranno poi i dirigenti a decidere cosa dovrà fare la ragazza, le gare e come soprattutto si dovrà impostare una gara, perché la maggior parte dei problemi che ci sono oggi nelle gare con i giovani sono i genitori, ma questo in qualsiasi altro sport. I genitori purtroppo, essendo magari il ragazzo o la ragazza troppo giovane, interferiscono, questo poi può creare un po' di casini all'interno della squadra o comunque di casini poi all'interno tra loro e non va bene. Perfetto, noi ci dobbiamo fermare per l'ultima volta stasera. Gaia, ce la facciamo a dire qualcosa? È passata la... Ok, va bene. Allora... Sono Gaia Rossi, ho 14 anni e vengo da Bussi sul Tirino. E che scuola fai? Superiori. Superiori. Che tipo? Che... Scienze umane. Scienze umane. Io ho un po' perso di che si tratta. Pedagogico. Ah, pedagogico, perfetto. Perché prima ridevi? Adesso ti faccio ridere di nuovo. No, sto scherzando. Come ti trovi con la squadra? Molto bene. Molto bene. Va bene, molto bene anche noi, ci fermiamo per l'ultima volta questa sera, non cambiate canale, poi il gran finale, abbiamo la gran fondo di Porto Sant'Elpidio, tra poco. Quando la passione per il ciclismo diventa un istinto, Rabottini Ciclisport è il tuo punto di riferimento nel mondo del ciclismo. Vieni a visitare la nostra sede. Troverai bici da corsa e mountain bike, Scott, Merida, Quota o da turismo come Ganna Regina. Gruppi e componentistica Campagnolo, Shimano e SRAM. Ruote Mavic, Zip, Campagnolo, Fulcrum. Abbigliamenti personalizzati. Scarpe da corsa, da mountain bike e spinning, Sidi, Gaerne e Northwave. Computerini e cardiofrequenzimetri Polar, occhiali Salice e caschi Selev Scott. Assistenza meccanica professionale e tutto a prezzi eccezionali. Rabottini Cicli Sport, Via Nazionale Adriatica 63, Marina di Città Sant'Angelo, Pescara. Muscoli e sudore, tecnologia e passione. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito, sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto, via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato, nel punto vendita di Chieti, abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Glindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Glindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Glindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Glindex è anche formazione, merito di corsi gratuiti aperti a tutti. Glindex è a Manoppello, via Vallone 16. Tacone Bikewear.
Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 30 affiliati in Abruzzo, con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza. Nei settori auto e moto, industriale e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Scopri l'affiliato Casa della Batteria più vicino a te. Chiama il numero verde 800 010797. Casa della Batteria, gli specialisti per l'energia accumulata. Sono vicini a te. Noi della Odoardi progettiamo e realizziamo serramenti in alluminio dal 1968, utilizzando materiali che rispondono ai marchi più prestigiosi. Noi della Odoardi ci avvaliamo di un qualificato ufficio tecnico di progettazione, garantiamo assistenza continua pre e post montaggio, rilasciamo certificato CE, realizziamo impianti fotovoltaici, assicuriamo puntualità nelle consegne. La nostra professionalità è certificata ISO 9000 ed è riconosciuta dall'attestazione SOA. Serramenti in alluminio Odoardi Pietro & Co. a Montesilvano, in corso Umberto 32, presso la ex Monti. E noi insieme, ultima parte di Velo, questa penultima puntata, e ogni volta che lo dico a me sale un po' di nostalgia. Ti viene quasi da piangere. Quasi. Leggiamo, ci provo, i messaggi che sono arrivati. Poi non sono arrivati solo quelli lunghi, sono arrivati anche alcuni per le ragazze. Addirittura, questa la dobbiamo leggere, perché ha scritto uno con 24 ore di ritardo sulla Virtus Lanciano, incredibile, da Versa ha imparato bene il 4-3 di Baroni, pazzesco, andiamo avanti. Vai Marta, continua così. Roberto, domani a tutta ragno. No, sarà qualcuno che dice domani è tutto lavoro. Ovviamente. Ah, ok, ok, ha un collega di lavoro, ancora. Bocca al lupo al team di Federico, grande abbraccio a tutte le ragazze, amici della Bici Junior che salutiamo ancora una volta, sono stati tante volte ospiti quest'anno, ancora. Eccoli qua. Abu Dhabici, petrodollari, globalizzazione, arabici, sogni caraibici e poi addio carabici, italici, ellenici, iberici, baltici, cirillici, balcanici, nipponici, orobici. Contratti faraonici, RCS nella penisola arabica, altro che oro nero, vedi puntata del 2014, petrolio su Rai 2. Gli arabi musulmani, islamici, libici, già sfruttano gli eolici, fotovoltaici, eccetera. Vedi gli spazi patagonici e mongolici ai confini russi, Manciuria. La specie umana ha bisogno di spazi aperti, la bici ne è la maggiore espressione, ma non sulle strade, epica, sature di auto a benzina, petrolio. La gente non acquista un'arma per mettersi sulle vie con i pericoli che incombono, gli spazi verdi intonsi da rischi ed inquinamento scarseggiano. Guardiamo con lungimiranza gli spazi virtuali e simulatori atavici e avatarici, Second Life. Poi a cultura acquisita usciamo e con passione sfidiamoci, sarà un'alternativa di business, ancora. Questo l'abbiamo già letto, sarà un'alternativa di business, come l'ipocrisia del Dio fattosi uomo. Il mercato Yamaha e Honda è la prova alla palissiana. La Shimano nel mercato ciclistico, credevo si chiamasse così perché il cambio avvenisse con la mano, non è una battuta. La Nippo, partner economico della Pantera Rosa, Fant De Rosa, incipit sequenziale di Fantini De Rosa. Deterrebbe degli appalti sulle costruzioni di quegli edifici con annessi vani auto sopracitati o sto delirando? Ancora morale che cerco di sintetizzare a mo' telegrafico, altrimenti questo sms ti trasforma in un tomo dantesco. Guarda, caro Marco, ci sei andato veramente molto vicino. Sport uguale bici uguale attività fisica uguale salute uguale meno auto, traffico, smog, inquinamento, pericolo uguale meno benzina, petrolio uguale limitate spese sanitarie uguale pedagogia e cultura ciclistica su rulli o bici statiche, spinning abbinati a supporti video tecnologici, simulatori virtuali ludici per adolescenti, sedentari, passivi ai videogame, ma anche per adulti amatori e non, uguale uscite successive in ambiente naturale con bici uguale promozione intensiva di questo mercato a fini anche commerciali attraverso una maggiore produzione del settore. Ok, senza ledere i produttori di bici, anzi tutt'altro, perché si complimenterebbero e complimenterebbero fra loro. In Belgio, Olanda, nazioni con immensa cultura ciclistica, lo sa bene Luciano, anzi Benelux, molti producono energia elettrica domiciliare con il sistema della Dinamo, idem sul, ma ce la faremo mai,
Concetto del funzionamento del CIMEC come valore econometrico del professor Auriti, guardiese doc, come l'arrotino che incontrò Coppi da militare e l'airone si allenava con una bici stabile arrotando gli strumenti del commilitone di cui non ricordo il cognome. Ok, va bene. Lucia Saracino, sei bellissima, Filippo. Passiamo alle cose terra-terra. Un caro saluto a Marta, che ha avuto il piacere di... e la sorpresa di conoscere a marzo scorso sul treno Bologna-Pescara un cicloamatore di penne che viaggiava con la moglie. Te lo ricordi? Te lo ricordi? E allora vuoi risalutarlo? Incredibile, ti ha rivisto in televisione. Sì, lo risaluto con piacere. Ok, ancora avanti. Un in bocca al lupo a Silvia ed Edoardo, munitevi di tanta pazienza, bellissime Lucia, Sara e Gaia. Ok? Tutte creature di Domenico Cerasi e io credo che il mittente di questo messaggio siano le ultime due parole di questo messaggio, se lo conosco un po'. Complimenti a De Federico, tutto al papà, un nome e una garanzia, è stato un onore indossare le vostre maglie, un caro saluto da Moreno di Biase, che salutiamo, lo vuoi salutare Edoardo? Sì, volevo salutare Moreno e volevo sfruttare 10 secondi per dire due cose. Uno, che... oltre a loro tre, la quarta ragazza che questa sera manca è Giulia Dato, una ragazza di Isernia che purtroppo per motivi logistici non è... Ah, a proposito di Isernia, mi hai dato un assist che poi... non poteva essere qui, quindi la salutiamo perché non, sì, non sono solo loro tre, c'è anche Giulia. E poi volevo salutare Domenico Cerasi perché se lo merita, perché devo dire che queste ragazze vengono tutte dal suo vivaio e ne arriveranno altre sempre dal suo vivaio l'anno prossimo. E quindi devo ringraziare lui perché è sempre disponibile e certo, ci passa le atlete, c'è una specie di, come possiamo dire, di gemellaggio, ecco, perché c'è una collaborazione fattiva effettivamente, quindi ringrazio Domenico perché veramente lui fa un grande lavoro tra i giovanissimi e noi, come dicevamo prima, ce lo ritroviamo adesso. Assolutamente, a proposito di Isernia, mi dai un assist perché noi salutiamo tutti gli amici del Molise che ci seguono e abbiamo avuto anche la testimonianza dai dati che è, insomma, che è un progetto tipicamente abruzzese, poi però esportato in Molise, è stato un successo eccezionale sul canale 12 del digitale terrestre in Molise, su Telemolise 2. Voi sapete che noi facciamo parte della famiglia anche di Telemolise, abbiamo lo stesso editore, quindi insomma la replica delle 20:30 della domenica, mi dicono, non me lo sto inventando, mi dicono che è stato un successone, quindi noi salutiamo davvero tutti gli amici del Molise che ci seguono sempre con grande piacere. Chiudiamo questa parentesi dicendo a Marco che ci ha scritto prima, sperando che i suoi messaggi siano gratis, altrimenti, caro Marco, noi li abbiamo letti, però spero veramente che tu abbia il piano illimitato a livello telefonico, altrimenti sei rovinato il prossimo mese. Comunque grazie mille per averci scritto. Dal Molise, senza passare dall'Abruzzo, saliamo a Porto Sant'Elpidio. Vincenzo, siamo per vedere le immagini della tua gran fondo. Innanzitutto, com'è andata? Sei contento? Ma diciamo positivamente contento, anche se sono 5 giorni che la gran fondo è a pieno dito sul nostro giornale Corriere Adriatico, perché lunedì c'è stato l'articolo sulla Gran Fondo, il martedì ho scatenato una polemica contro i vicini urbani. Strano, perché io se dovessi trovare un termine ti definirei politically correct. Soprattutto contro il comandante. E siccome quello che uno pensa in Italia oggi non si può più dire, allora io invece l'ho detto, e anche oggi c'è stata la replica, poi ho coinvolto altri comuni di Porto San Giorgio, domani ci sarà ancora un'altra replica, sabato ce ne sarà un'altra ancora, diciamo che da venerdì scorso a sabato dopodomani la Gran Fondo è a pieno titolo sul Corriere Adriatico, già questo è un successo. Tu dici, va bene o male purché se ne parli, sei sposi in pieno nel territorio del Fermano, entri nei bar e si parla di Gran Fondo, certo, dei vicini della Dicono, tu giovane. Non sai che cosa ha detto Vincenzo Santoni, il comandante dei vigili urbani di Porto Sant'Elpidio. Adesso la paura mia è uscire con la macchina lunedì prossimo. Le multe si sprecano. Comunque ecco, vedi la location qui, la Lori Blu, è veramente stato uno spettacolo, anche se io non sono amante dell'agonismo. Splendida questa azienda. Sì, questa è un'azienda leader mondiale della calzatura.
Questa struttura che vediamo si chiama il Diamante, ecco, quella là è stata costruita in 8 mesi per far sì, per l'Expo della Moda, la porta della Regione Marche della Moda qui a Porto San Pio. Vediamo anche immagini dall'alto, insomma un'organizzazione in grande. Beh, a me piace organizzare a livello professionistico, anche se sono contrario a ostacolismo esasperato dei cicloamatori, perché quando i primi 40 km che era a velocità controllata e 30 km orari, già mi saltavano sopra con la macchina, si viaggiava a 46-46. Cioè volevano correre, dice, quando è che ti sposti? Niente, cioè, ho un'ammirazione, perché le iscrizioni sono aperte la mattina alle 5:15 e alle 6, vedere chi si è presentato, 7-8 persone alla partenza della Francese, ho detto alle 6 di mattino col buio dico vabbè, facciamo colazione insieme, avevamo il buffet della colazione. Ma grande stima per questi appassionati, tra cui saluto un signore che veniva da Pescara, proprio, che si è presentato alle 6 e la partenza alla Francese, che io mi chiedevo, ma scusa, ma se ti piace andare in bicicletta parti da Pescara e vieni direttamente a Porto Sant'Elpidio in bicicletta, vieni direttamente a Porto Sant'Elpidio, mangi, poi te ne ritorni. Senti, però è la dimostrazione che il vostro è un territorio che vuoi per la conformazione geografica, vuoi probabilmente anche per la tua presenza, a parte gli scherzi, soprattutto per la tua presenza, un po' anche perché ci sono delle aziende che vi sostengono, è un territorio che si presta tantissimo. Beh, un territorio che si presta per il ciclismo, ma credo d'altronde anche l'Abruzzo, il Molise, tutto il territorio italiano si presta per andare in bicicletta, anche se noi siamo una nazione molto indietro nei confronti delle altre nazioni per mancanza di piste ciclabili e spazi ciclabili. Però vedo che incominciano a capire, anche se a muso duro a volte, ecco, tiriamo fuori degli articoli forti, pesanti, però agli atleti va garantita la sicurezza. Qualcosa Porto Sant'Elpidio, stati bravissimi ma non perfetti come il mio modo di pensare, che deve essere professionissimo. Porto San Giorgio, sono stati il lungomare di Porto San Giorgio completamente assenti, e lì ho scatenato una guerra che sicuramente qualcuno la notte non dorme tranquillo. Ecco, perché è venuto meno anche a un'ordinanza prefettizia di chiudere tutte le strade, e qualcuno se ne è fregato altamente. Cioè, da farsela finita, chi opera nelle strutture pubbliche, quando va a chiedere per una gara ciclistica sembra che dai solamente fastidio, invece non capiscono che 500 atleti che vengono da tutte le parti d'Italia, con i rispettivi familiari o meno, è un qualcosa di importante, qualcosa anche a livello economico, le strutture lavorano, i bar, perché 500 persone o 1000 persone mangiano, dormono, bevono e comprano anche le scarpe, quasi tutti hanno una carta di credito e possono permettersi di spendere qualcosina, e nel territorio è un vantaggio economico. E poi c'è la promozione del territorio, che è importante, perché è tutta gente che può ritornare a far sì che se piace può tornare a fare le ferie. Senti, ma è vero che per l'anno prossimo stai pensando ad una data diversa? Ma io data diversa, ormai sono 3 anni, mi sembra di buttare via il lavoro di 3 anni, perché ho iniziato con 110 partenti, poi 140, poi quest'anno siamo quasi arrivati oltre 450, adesso cambiare. Allora stavo pensando, per togliermi questo dubbio, che ne organizzo un aprile e una a ottobre, così vedo poi dopo l'anno prossimo dove scegliere. Senti, io so che mentre tu parlavi stavo cercando, giuro, sul sito del Corriere dei Dati con la tua polemica, perché volevo leggerla, non riesco a trovarla, però tra un po'... Siccome le pubblico tutte su Facebook e tutte quante, te le vuoi, vai sulla pagina Facebook. Ah, ok, allora dopo tutte le andiamo a vedere. Tanto è vero che ho detto, grazie a Corriere dei Dati sicuramente ne trarremo vantaggio tutti quanti. Perché le polemiche poi dopo alla fine ci si siede, ecco, ciò ha fatto che il sindaco ha convocato proprio il nostro sindaco Nazareno Franghellucci, che ringrazio proprio perché si è espresso proprio a pieno titolo, che dice voglio che la Gran Fondo si faccia, voglio che il ciclismo si faccia a Porto Sant'Elpidio, resti a Porto Sant'Elpidio. E tanto è vero che ha convocato una riunione con tutte le parti il prossimo martedì.
Allora, per quanto riguarda i primi classificati, ha vinto Sirio Sistarelli della Melania, secondo un suo compagno, ecco, di squadra, Emilio Celari. Ecco, guarda le immagini di Porto San Depidio come sono belle. Chi dobbiamo ringraziare? Il Signore, perché è stata una giornata splendida, il giorno dopo diluviava. Sicuramente abbiamo avuto, come si dice, un po' di... un po' di fortuna che fa sempre bene. Primo, come detto, Sistarelli, secondo il compagno di squadra Celani, per la mediofondo Busbani. Busbani. Secondo Emidio Curti, terzo Sergio Zaottini. Allora ci andiamo ad ascoltare i primi tre, mi pare, del percorso lungo, ringraziando però, perché non l'avevo fatto prima, lo faccio adesso, per le immagini, TVRS, a proposito di televisioni amiche, TVRS del direttore Andrea Verdolini, che ci ha messo a disposizione queste immagini bellissime, ci ha messo a disposizione in tempo utile per Velo, allora noi lo ringraziamo davvero e allora adesso ci andiamo a sentire le interviste realizzate. Lo ringrazio anch'io perché hanno grande professionalità. Assolutamente, allora noi ci andiamo a sentire le interviste realizzate proprio da TVRS a Porto Sant'Elpidio. Il percorso del corto era molto adatto a me, c'erano le salite molto pedalabili, in pianura ho fatto l'andatura abbastanza alta per non far arrivare il gruppo, dopo in volata è difficile battermi in due. Anche in 200 se per questo? No, in 200 no. Bravo Emidio Curti. Emidio Curti è un bravissimo ragazzo, è dal 2004 che corriamo contro, è stato sempre un bravo ragazzo e molto umile, è un bravo ragazzo. Cambi regolari? Ti cambi, forse ho tirato qualcosina in più io, però era normale, lui sapeva che in volata sono un po' più forte, sapeva che dietro c'era anche D'Andrea, ha cercato un attimo di farmi tirare un po' più a me, a me stava bene, tanto dietro non c'avevo quasi nessuno che mi poteva aiutare oggi, perché c'era Riccardo Ferretti che ha fatto il lungo per me e purtroppo io sbagliavo strada, vabbè. Siamo andati d'accordo fin dall'inizio, una fuga molto da lontano e ecco, poi nel finale ha avuto la meglio lui, ecco, sì. Volata del gruppo? Da ieri che guardo l'arrivo mi piaceva molto, ma purtroppo è uscita la fuga, avendo soltanto un compagno nel mio gruppo non siamo riusciti a chiudere il distacco. Questo colpo d'occhio? Fa effetto. Fa effetto. Sono un velocista, faccio solo gare a circuito. E medio fondo non ne faccio mai, qualcuna alla mia portata cerco di spuntarla, ma trovo sempre qualcuno che mi batte, insomma. Credo che sia anche meritata, perché rientrare da solo 20 km di inseguimento è proprio la sua corsa, quindi giusto così. Poi lui un altro anno può anche sfruttare la maglia di campione italiano, io invece salto la categoria, ma comunque al di là di questo sarà proprio meritata, un ragazzo d'oro. Ve la siete? Ce la siamo meritata tutti quanti, ma non solo oggi qui a Porto Sant'Elpidio, che è una grande gara, ma tutto l'anno che con Fantini e D'Ascenzo ci siamo sempre, diciamo, sacrificati l'un l'altro per questa squadra, per questa vittoria. Spettacolo da Giro d'Italia. Ma guarda, Giro d'Italia, diciamo che è un altro pianeta loro. Però quando ho saputo che lui stava dietro non ho collaborato, che so che è molto veloce, poi una volta rientrati è stato tutto facile. Mi spiace per il ragazzo che stava in fuga con me, però io non potevo proprio tirare, andava bene così, dai. La classica dedica? Ma la dedica è al presidente Petritoli, sicuramente a Emidio, a Vladimiro, a Alessandro, a Cesare, a tutta la Melania e a tutti i sostenitori che con Fabrizio ogni anno riescono a farci divertire ancora. Possiamo definirti il regista Vladimiro D'Ascenzo, che di tutto ha vinto, campione del mondo, l'ultimo squillo di livello ai Sibillini. Quindi invitiamo. Sì, dai, oggi era da vincere la gara e anche almeno una maglia del percorso lungo uomini. Tricolore, alla fine sul podio primo, secondo e terzi, una maglia è arrivata, perciò bene così. Possiamo definirti il regista Vladimiro D'Ascenzo, che di tutto ha vinto, campione del mondo, l'ultimo squillo di livello ai Sibillini. Quindi invitiamo. Sì, dai, oggi era da vincere la gara e anche almeno una maglia del percorso lungo uomini.
tricolore, alla fine sul podio primi, secondi e terzi, una maglia è arrivata, perciò bene così. Milena Sebastiani, il replicato inno d'Italia, sottolinea il successo della manifestazione baciata da questa splendida giornata di sole. Sì, una giornata straordinaria, questa gran fondo campionato italiano non poteva scegliere giornata migliore. Chiaramente il nostro connubio sport e turismo che sta funzionando alla grande, testimoni sono le nostre strutture ricettive, tutte al gran completo per questa occasione. È una giornata da incorniciare, quindi sicuramente grandi sono le nostre soddisfazioni, ed è facile appunto fare l'assessore quando c'è un comitato che ci è vicino, e soprattutto di questi tempi la vicinanza degli imprenditori è sicuramente la carta vincente, perché noi non riusciremo davvero a imbastire situazioni così importanti. Giornata grande di sport insieme anche alla Gran Fondo all'Happy Run di podismo, che oggi abbiamo cercato di mettere tutto insieme proprio per creare un evento straordinario quale è stato. Quindi il mio ringraziamento a tutti, ma anche ai partecipanti che sono venuti da fuori regione, e quindi vuol dire che quasi 500 atleti hanno premiato sicuramente lo sforzo non solo dell'amministrazione ma degli organizzatori. E allora, queste erano le voci della giornata di Porto Sant'Elpidio. Insomma, l'anno prossimo ci sarai. Hai in mente anche qualcos'altro, Vincenzo? Ma vediamo adesso se la Tirreno, Adriatico, vediamo. Se dovesse, ci sarai in... Non corro dietro nessuno, faccio correre dietro gli altri. Ah, ok, ok. Tra le altre cose, Maurizio aveva anche trovato alcuni passaggi della tua polemica, ma non faremo mai in tempo. Leggiamo alcuni messaggi che sono arrivati, davvero gli ultimi, perché siamo in chiusura. Altrimenti Maurizio arriva qui e utilizza armi non convenzionali. Viva il team di Federico, siete bellissime, Gaia, Sara e Lucia. Salutiamo Giulia che questa sera non è presente, la salutiamo anche noi. Ancora? Un due, mi pare. Un in bocca al lupo al team di Federico, un abbraccio grande a Roberto De Patria e Marta Bassianelli, Pietro Di Panfilo. Vi saluta tutti. Grazie. Va bene, allora, siamo davvero in chiusura. Io, a proposito, vediamo gli appuntamenti con Velo e poi do l'appuntamento di domenica, che poi tra parentesi, anzi posso darlo subito, è il 24esima edizione di Luca Allarò a Torano Nuovo, aperta a tutti, del circuito Abruzzo Cycling Challenge, quindi in piena Val Vibrata, questa manifestazione che oramai sono 24 anni che va avanti. Questi sono gli appuntamenti con Velo, canale 14 del Digitale Terrestre in Abruzzo, giovedì in diretta, ma oramai per chi si mette, siamo quasi in conclusione, quindi non trova nulla, tra un po' trova il TG Flash, a mezzanotte e 30 però inizia la prima replica, domani alle 17.30 la seconda. Come detto, domenica invece cambiamo regione, canale 12 del Digitale Terrestre in Molise alle 20.30, poi lo streaming ve l'ho dato su www.tv6.it e su www.velonews.it, i file YouTube delle puntate. Questa è la pagina Facebook, eccola qua, appena aggiornata due minuti fa, vedete, c'è anche già la foto degli ospiti di questa sera. Cliccate mi piace, così come cliccate mi piace e sulla pagina di TV6, eccola qua, dove trovate tutti i nostri servizi, le trasmissioni e quant'altro. E allora, la pagina web non è disponibile, va bene. Siamo davvero in chiusura. Io ringrazio, lo dico per l'ultima volta, ci vediamo giovedì prossimo. Però ci vediamo giovedì prossimo. Ci vediamo con delle sorprese, perché stiamo mettendo a punto quest'ultima puntata. Speriamo che sia una puntata piacevole, come sono state tutte le puntate di Velo di questa stagione. È un progetto che è stato veramente seguito e apprezzato da tutti. Noi facciamo il nostro meglio, però veramente gli appassionati di questo sport sono tantissimi, e la soddisfazione veramente di aver ricevuto da parte degli operatori del nostro sport apprezzamenti. Quindi speriamo di poter ripartire anche nella stagione 2016. Ci sono problemi, però vedremo un po' di risolvere durante il periodo invernale. E allora ci vediamo giovedì prossimo con Luciano Bottini. Ciao Luciano!
vediamo l'anno prossimo Vincenzo. Vincenzo Santoni, ciao Vincenzo! Vi auguro di stare, di rimettere a posto la macchina, adesso c'è qualche problema, Luciano, sì, aggiusta le ruote. Certo. Grazie per essere stata in nostra compagnia, ti sei divertita. Marta Bastianelli, sì, grazie, grazie, ciao, a voi. Ciao Marta. Grazie. Grazie. Grazie a Roberto De Padre, ciao Roberto. Grazie a voi, buonasera a tutti. Grazie a Silvia Trovellesi, grazie, grazie a voi, Silvia. Grazie anche ad Edoardo Di Federico, ciao grazie Edoardo, in bocca al lupo, anche alla tua squadra, al team di Federico, ciao ragazze. È tutto per questa sera, eh. Noi ci vediamo giovedì prossimo, sarà l'ultima puntata di Velo, sempre in diretta alle 21 su TV6, canale 14 del Digitale Terrestre. Buonanotte.